I pianeti del Sistema Solare sono 8. No, 9. Ti dico che sono 8. E io ripeto, 9. Calma e Jess. Facciamo l'appello. Iniziamo con i pianeti del Sistema Solare interno. Abbiamo Mercurio, Venere, la Terra e Marte. Poi abbiamo la fascia principale degli asteroidi, nota anche come semplicemente fascia degli asteroidi. Quindi ecco Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Dopo Nettuno abbiamo tutta una serie di corpi celesti noti come transnettuniani. All'interno di questa grande classe fanno parte, per esempio, Plutone e il suo satellite Caronte, che in realtà, viste le dimensioni, dovremmo considerare il sistema Plutone-Caronte più che come un sistema oggetto principale o oggetto secondario, come un vero e proprio sistema doppio. Ho detto oggetto principale per Plutone, perché in realtà Plutone non è più un pianeta. È rimasto un pianeta per qualche decennio, fino a che non ci si è resi conto che le dimensioni di Plutone erano eccessivamente piccole per poterlo considerare un pianeta, poco più di 2000 km di diametro, per dirla tutta. Per cui si decise, dopo un po', di declassare Plutone da pianeta a pianeta nano. La scelta si portò dietro non poche polemiche, anche perché per gli scopritori questo voleva dire aver scoperto non il nono pianeta del Sistema Solare, ma uno dei tanti pianeti nani che si trovano all'interno del nostro sistema. Queste polemiche ovviamente non si spensero per diverso tempo e alla fine portarono addirittura alla creazione di una nuova classe dedicata proprio a Plutone, la classe dei Plutoidi, ovvero tutti quegli oggetti che hanno una dimensione paragonabile con quella di Plutone. All'interno di questi oggetti, quindi all'interno della fascia di Kuiper, dentro cui si fa ricadere Plutone, troviamo per esempio Makemake, un oggetto celeste scoperto nel 2005 da Michael Brown, Chad Truiglio e David Rabinowitz dell'Osservatorio del Monte Palomar. È un oggetto che ha una dimensione intorno ai 1500 km, all'incirca 800 km in meno di Plutone, se la memoria non mi inganna, che dista dal Sole nel suo punto più vicino, il perielio, poco più di 38 unità astronomiche e mezzo, mentre nel suo punto più lontano, l'afelio, si trova poco più di 53 unità astronomiche. Tra l'altro in questo periodo si sta avvicinando sempre di più proprio all'afelio. In questa posizione, all'incirca 50 unità astronomiche, la luce del Sole impiega poco più di 6 ore e mezza, 7 ore per raggiungere Makemake. E quindi, considerando che la luce impiega 8 minuti per arrivare dal Sole alla Terra, un eventuale segnale elettromagnetico spedito dalla Terra verso Makemake impiegherebbe quindi un tempo tra le 6 ore e mezza e le 7 ore. Perché vi fornisco questa informazione? Perché in effetti sull'ottavo numero di Topolino Fuoriserie PK, intitolato proprio Makemake, albo scritto da Alessandro Sisti e disegnato da Marco Mazzarello, la destinazione di Paperinik insieme con la sua amica Xadum è proprio Makemake. Questo perché in orbita intorno a Makemake si trovano gli Entomech, una razza di intelligenze artificiali che era stata introdotta dallo stesso Sisti in Cronaca di un ritorno, disegnata da Claudio Sciarroni e pubblicata sui topolini numero 3181 e 3183 e seguenti nel 2016. Gli Entomech hanno due caratteristiche. La prima è che qualunque informazione venga assimilata da uno qualsiasi degli Entomech viene immediatamente comunicata a tutti gli altri componenti della razza. La seconda è che questa comunicazione viene trasmessa in maniera immediata, indipendentemente dalla distanza intercorsa tra i componenti del gruppo. Fino a che non vengono specificate le basi scientifiche di una cosa di questo genere, non possiamo che prendere l'informazione e darla per buona. In fondo abbiamo visto PK con Xadum coprire la distanza dalla Terra fino a Makemake utilizzando l'iperspazio, che appunto è un qualcosa di fantascientifico, ma non meglio specificato dal punto di vista scientifico, che al massimo potremmo accostare a un ponte di Einstein-Rosen, un buco
bianco o un wormhole, per dirla in termini un pochino più vicini alla fantascienza. Proprio nel corso di Make Make, però, ci viene detto che questa comunicazione immediata si basa sull'entanglement quantistico. E la cosa, scusate un po', non è per niente corretta. Cercherò di spiegarvi come mai. Innanzitutto ho bisogno di raccontarvi che cos'è lo spin di una particella. Tutte le particelle di cui è costituito l'universo possono essere raccontate dal punto di vista matematico attraverso alcuni numeri particolari, detti numeri quantistici. Ogni numero quantistico è associato a una particolare simmetria. Un esempio di simmetria è quello che osserviamo ogni mattina quando ci guardiamo allo specchio. Diciamo che è la simmetria di scambio destra-sinistra, perché fondamentalmente quando guardiamo la nostra faccia allo specchio, il lato destro e il lato sinistro sono approssimativamente identici uno con l'altro. Per cui scambiare il lato destro e il lato sinistro della nostra faccia non la cambia. Un'altra simmetria è quando applichiamo, per esempio, una rotazione. Se per esempio prendiamo una palla e applichiamo una rotazione alla palla, questa palla, a patto che sia per esempio completamente uniforme la sua superficie, quindi colorata con un unico colore, allora resterà sempre uguale. Altrimenti, se ci sono per esempio degli spicchi, come nel caso della palla da basket, allora per avere una rotazione che mantiene la palla uguale a se stessa, bisogna applicare una rotazione che è pari all'angolo dello spicchio. Lo spin, in un certo senso, mi dice quale rotazione io debba applicare a una particella elementare affinché questa resti uguale a se stessa. In questo caso però la particella elementare non è da intendersi come una palla, ma come un oggetto matematico. E se io a questo oggetto matematico applico l'oggetto matematico rappresentato dalla rotazione, in funzione del tipo di rotazione che ottengo, avrò una certa risposta da parte della particella. Ora, se vi siete un attimo persi in questa discussione tecnica, non c'è problema. Abbiate comunque in testa l'immagine della palla, che per quanto sia sbagliata è sicuramente l'analogia che si avvicina di più allo spin. Ora, quindi, in analogia con le rotazioni, noi parliamo, per quel che riguarda in particolare delle particelle come gli elettroni, di spin su o spin giù, di spin destroso o spin sinistroso e dal punto di vista matematico di spin più un mezzo oppure di spin meno un mezzo, che sono i due unici possibili valori che può assumere lo spin di un elettrone. A questo punto prendiamo due elettroni e con questi due elettroni proviamo a costruire un sistema entangled, ovvero un sistema in cui i due elettroni sono in qualche modo legati, intrecciati. Facciamo in modo che lo spin totale del sistema costituito dai due elettroni sia pari a zero. Il sistema si dice entangled, quindi, perché quando andrò a misurare lo spin di una particella, per esempio trovando più un mezzo, sarò assolutamente certo che lo spin dell'altra particella è pari a meno un mezzo. Di qui qualcosa di abbastanza intuitivo, perché comunque lo spin si deve conservare e il sistema dei due elettroni nel complesso è stato costruito per avere spin nullo. Quindi se da un lato è più un mezzo, dall'altro è meno un mezzo e il totale fa appunto zero. La cosa che invece appare meno intuitiva è che questo succede indipendentemente dalla distanza che intercorre tra i due elettroni. Per esempio, supponiamo di portare i due elettroni a una distanza pari a una unità astronomica uno dall'altro, ovvero alla distanza che c'è tra Terra e Sole. Ora, a questo punto, se io vado a misurare lo spin di uno dei due elettroni trovando più un mezzo, immediatamente lo spin dell'altro elettrone è pari a meno un mezzo. E questo lo posso verificare, per esempio, concordando il momento esatto in cui eseguire l'esperimento con l'altro sperimentatore che si trova all'altro capo dell'entanglement. Qualcuno potrebbe dire c'è stato a questo punto uno scambio di informazioni che è andato più veloce della luce. A questa osservazione si possono rispondere con un paio di obiezioni. La prima è legata al fatto che abbiamo comunque dovuto impiegare un certo tempo per allontanare i due elettroni.
La seconda è legata al fatto che, poiché i due elettroni sono entangled, lo spin dei due elettroni nel momento in cui viene misurato non potrà mai essere cambiato fino a che l'intreccio non viene rotto. Ovvero, lo spin più mezzo continuerà a restare sempre spin più mezzo e lo spin meno un mezzo continuerà a restare sempre spin meno un mezzo. Quindi costruire un entanglement quantistico in realtà non permette di mandare una comunicazione, perché c'è comunicazione soltanto quando le informazioni che io invio cambiano. Quindi questo vuol dire che se io volessi utilizzare l'entanglement quantistico per inviare un segnale lontano dell'universo, non potrei considerarlo come un messaggio che viaggia più veloce della luce. Il capo che io sto spedendo lontano dello spazio non può in ogni caso viaggiare più veloce della luce. Inoltre, una volta arrivato, semplicemente consegna il messaggio che io voglio inviare, ma non mi permette in nessun modo di inviare un secondo messaggio in maniera immediata. Quindi, diciamo, è un po' difficile utilizzare l'entanglement quantistico per costruire un sistema di comunicazione che mi permetta di superare la velocità della luce e non di più. Sperando, a questo punto, di non avervi fatto fondere un po' troppo i neuroni del cervello, non mi resta che rimandarvi alla descrizione del video con tutti i link di approfondimento e soprattutto, come al solito, invitarvi a iscrivervi al canale e attivare la campanella per ricevere le notifiche su tutti i nuovi video caricati. Saluti a tutti!